Buongiorno a tutte e a tutti. Oggi è l'8 marzo e nonostante molti pensino che sia una festa, in realtà oggi è un giorno di lotta, di rivendicazione, di ricordo, di memoria per tutte quelle donne vittime di femminicidi, di soprusi, di discriminazione, di violenza in genere. Ed è giusto ricordarle per dare un messaggio alle nuove generazioni, affinché la società del futuro si orienti verso il riconoscimento di un bagaglio di valori che si fondi sul rispetto dei diritti umani, anziché, come avviene oggi, sul rispetto di valori e tradizioni di stampo cristiano-cattolico che esaltano il modello di famiglia patriarcale, all'interno della quale alla donna è riconosciuto il ruolo di mera fattrice, mentre all'uomo ne si riconosce il ruolo di capobranco. Questa crisi pandemica purtroppo si è trasformata in una sindemia e chi ne sta pagando il prezzo più alto, più oneroso, è come sempre la donna. Un dato emblematico è quello che ci è pervenuto dall'Istat a fine dicembre dell'anno scorso, che dice che su 101.000 nuovi disoccupati il 98% sono donne. Diciamo che questa crisi ci ha costretti, è evidente, all'isolamento, all'istanziamento sociale e questo ha fatto sì che si uscisse di meno di casa. Per la donna questo ha significato vedersi trasformata la casa, proprio ambiente familiare, in una sorta di prigione violenta. Infatti, in questo ultimo anno le denunce pervenute ai centri antiviolenza sono aumentate del 74%, come sono aumentati i femminicidi, nonostante in generale ci sia stata una diminuzione di omicidi. Sulla scia di questa grande crisi che ci sta coinvolgendo, c'è stato decisamente un arretramento economico, ma c'è stato altro. Sotto una forte spinta oscurantista, si è riscontrato un arretramento sotto l'aspetto dei diritti civili e sociali, e anche in questo caso chi ne ha fatto maggiormente le spese, sono le donne. È inutile ricordare che a distanza di 40 anni dall'emanazione della legge 194, ancora oggi la donna non si vede pienamente riconosciuto il diritto di autodeterminazione del proprio corpo. E diciamo che ancora di più in questo momento di emergenza. In questo anno di emergenza le strutture sanitarie pubbliche hanno approfittato di questa crisi sanitaria per rendere ancora più difficoltoso, più problematico il percorso che deve affrontare una donna quando decide di interrompere volontariamente una gravidanza. E questo è successo nonostante le linee guida nazionali abbiano stabilito che questo tipo di prestazione è una prestazione indifferibile. Scandaloso a dir poco è il comportamento adottato da una parte di politica, quella cattofascista, che sta cercando di ostacolare, per non dire vietare, l'utilizzo della cosiddetta pillola del giorno dopo, la RU486, che garantirebbe alla donna di evitare e il ricovero ospedaliero e l'intervento chirurgico. Altrettanto scandaloso è lo spazio che viene concesso a quelle associazioni criminali cattofasciste che si nascondono dietro la denominazione associazioni pro vita, che hanno carta bianca all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, si muovono liberamente senza alcun controllo da parte delle istituzioni pubbliche. Capirete che tutta questa serie di problematiche e non solo ci inducono a ritenere che oggi è decisamente un giorno di lotta, un giorno di rivendicazione di tutti quei diritti che ormai da troppo tempo vengono negati alle donne.